Bigianello possiede scorci di straordinaria bellezza e risorse naturalistiche e paesaggistiche che possono essere valorizzate anche attraverso iniziative che riscontrano la domanda di tanti appassionati della natura, degli sport estremi, dell'arrampicata. E quest'oggi abbiamo voluto organizzare come amministrazione comunale e con il supporto della Prologo di Bigianello un meeting, un raduno degli appassionati dell'arrampicata sportiva. Sono venuti giovani da più parti d'Italia, da tantissime regioni, sono qui da 2 giorni e stanno valorizzando questo luogo che non lontano dal centro storico di Bigianello, pietre lisce, per un appuntamento che contiamo diventi un appuntamento annuale importante e significativo. Un altro tassello che si va aggiungere al discorso di promozione turistica che stiamo portando avanti e che coniuga praticamente l'elemento naturalistico con la domanda degli appassionati. Ecco, non solo, Bigianello non presenta solo grandi eventi nel cartellone estivo o in quello autunnale che tra un po' inaugureremo, ma anche iniziative così free, così nature, che possono veramente dare una marcia in più alla promozione turistica. La promozione turistica quest'anno si avvale anche del marchio del circuito dei borghi più belli d'Italia, quindi Bigianello sempre di più protagonista in un discorso che amplia e che va al di là dell'aspetto. Ritengo inoltre di dover fare anche un bilancio positivo delle iniziative che abbiamo messo in campo e delle presenze che sono avute a Bigianello quest'estate, quindi un buon riscontro, un discorso turistico che si sta veramente strutturando e ci auguriamo, ecco, che tutte queste iniziative possano essere di supporto a un'offerta turistica sempre più ampliata. Gianni, a salire è bene. Scendere mi sa che è più difficile. No, ma non abbiamo piatto di quella. Ma sono piccolo. Sono 36. Il piede deve essere aderente perché sennò il piede balla dentro. E quindi tu devi sentire, si soffre un pochettino, ma... Segui sempre fissa. Allora, ascoltami, la via, questa qua deve iniziare qui. Hanno una suola che... Non fare passi grandi. Tipo la suola del Ok, dai. Praticamente tu ti segui la via dei fix, però i fix non li toccare mai, eh? Sono fatti in modo tale perché hanno un grip, si chiama, un'aderenza alla parete. E poi sono un po' rigide qua, in modo che tu puoi andare con la punta. Ma porti il tagliaunghia per favore. Non faccio male. Adesso vai un pochettino verso sinistra. Guarda sempre bene dove metti i piedi, non li mettere a casaggio. Piede, mettici forza su quel piede, fidati. Molto bene, piedi. Bravissimo. Ok, brava. Adesso, bravissimo. Guarda che, ok, cerca di non fare passi molto lunghi. Bravo. Adesso metti forza su quel piede sinistro. Forza su quel piede, Antonio.
E adesso guarda che più su c'è qualcosa, però per andarlo a prendere devi salire bene con il piede. Fai passi, bravissima, passi più. Non li mettere a casacci i piedi. Per prendere quello, ecco, devi salire. Oh, dai che è una scala. Ok. Dove metti i piedi, le mani, metti pure i piedi, ok, fidati anche delle tacche fine, non ti preoccupare, fidati di te. Ok, meglio, meglio. Appoggia bene i piedi, appoggia sui piedi, ok, bravissimo. Guarda bene i piedi, perché i piedi ti aiutano ad andare su. Piedi diritti, piedi diritti. Diritti a te, poi no, i piedi, parte. Quali sono le mani? Piedi, okay. Su, i piedi più su. Allora, se tu metti il piede destro qua, piedi, guarda, su questa tacchettina piccolina, su, la vedi? Così, l'altro piede su. Piede destro, sì. Metti il forte su quel piede. Ogni volta che metti il piede d'appoggio, mettiti il forte. Ok, forza. No, allora, chi vuole arrampicare può andare anche da quella parte, eh? Ok, bravissimo. Sta andando Luca là. No, non ce la faccio. Ma chi te l'ha detto che non ce la fai? Ancora ci devi provare. Sei tu? Sei tu? Ferma. Cado, ma pure il pomeriggio la fai. Infatti, ma non c'era una tua risposta? Armando? Armando, adesso, guarda cosa hai. Vedi che c'è. Perché si sta attenti al compagno, deve sempre seguire quello che fa l'altro compagno. Quindi io devo sempre vedere anche quello come ti leghi tu. Un'occhiata non va mai male, a volte la distrazione è una cosa, invece di legarti su due ti leghi solo su uno. Adesso stringi i quattro capi, uno alla volta. Stringi, tira i quattro capi, uno alla volta, tenendo il nodo e stringi un capo alla volta. Ok, questo qua. Questo, questo, tu devi stringere, ma ce l'hai là la tigre, bravo. Non fare passi da gigante però, fai passi piccoli, segui bene i piedi, stai vedendo le mani, guarda i piedi, non di piatto, di punta, stai salendo con le mani. Guarda bene i piedi, è una cosa calma. Bravo. Adesso spostati un pochino verso sinistra. Se vuoi, a posto. Allora. Ma quando va? Vai.
quasi neanche hai respirato. È vero, è questo che hai salito. I piedi, tu salivi di braccio, mo c'hai le braccia, lo sai come ce l'hai, com'è? Guarda bene che ci sono. Invece perché ti dico? No, tu fai meno forza. Poi davvero se c'hai bisogno di salire con la mano, allora c'è le mani. Secondo me, se no, poi rischi che arrivi, non ci hai preso perché non riesci a tenere. Ma questo dopo sono fatto. Questo qua, raga, ci sono. Poggi i piedi. Poggi i piedi, non le ginocchia. Ma dove io qua? Dai, dai, dai. È chiaro tu che? Faccio un riscatto di quello. Armato? Io lo faccio. Tu me ne andrei a sinistra. Hai preso quello, ma vado a mettere. Ciao Frangè, ci vediamo oggi.